Buon pomeriggio a tutti, ben trovati al nostro notiziario alle 15. Non si allenta l'emergenza rifiuti a Napoli e provincia e proseguono anche i roghi di spazzatura. Il governatore della regione Stefano Caldoro è indagato a Napoli nell'inchiesta sui rischi per la salute pubblica determinati dalla mancata raccolta dei rifiuti, ma intanto lo scontro politico si fa acceso. Il leader della Lega Umberto Bossi definisce un imbroglio il decreto sul trasferimento dei rifiuti in altre regioni. Ma su tutto questo sentiamo il nostro inviato Matteo Parlato in collegamento con noi da Napoli. Allora Matteo, com'è la situazione in città in queste ore? Buongiorno, buongiorno a Napoli. Come vedete alle mie spalle, questo qui diciamo testimonia che il problema ancora non è stato risolto. Oggi fa molto caldo, fortunatamente c'è un po' di vento che distribuisce in maniera ecumenica il cattivo odore un po' in tutta la città, però la situazione è difficile, anche se ci sono dei lievi miglioramenti. Questa notte ci sono stati 60 interventi dei vigili del fuoco su altrettanti roghi che una manina piromane ha appiccato a cumuli come questo, e come ha detto il sindaco, esistono delle forze che si mettono di traverso alla rivoluzione che l'amministrazione comunale sta facendo per il trattamento dei rifiuti, per cui lui sostiene senza tanti giri di parole che chi dà fuoco, chi si mette di traverso, come per usare le parole del sindaco, sono proprio forze che sarebbero danneggiate dalla nuova gestione del ciclo dei rifiuti. E poi c'è la questione del presidente della regione, come hai annunciato prima. Caldoro è stato inquisito per epidemia colposa e lui, che terrà una conferenza stampa per spiegare la sua posizione, ha anche già annunciato che se le sue responsabilità venissero dimostrate, cioè se venisse acclarato che lui ha impedito che, o comunque non ha collaborato a fare in modo di distribuire, allontanare l'eccesso di immondizia da Napoli, è pronto a dare le dimissioni. E sulla situazione igienica noi abbiamo parlato con Maria Triassi, che è un'epidemiologa ed è anche professoressa di igiene all'Università Federico II di Napoli, che ci ha dato il suo punto di vista, il punto di vista medico sulla situazione della città di Napoli. Sentiamo che cosa ci ha detto. Gli abitanti di Napoli sono a rischio perché c'è ancora spazzatura per la strada che, come sappiamo, aumenta la popolazione di ratti, di blatte e di insetti che sono veicoli di malattie, di agenti infettivi, ma anche perché sono esposti in queste ore inspiegabilmente a dei roghi che sprigionano diossine ed altre sostanze tossiche che sono pericolosissime per l'apparato respiratorio e sono anche cancerogene. Il rischio colera a Napoli in questo momento non c'è, ma bisogna ricordare che il colera sia a Napoli che a Bari è venuto dopo un lungo periodo di degrado igienico-sanitario delle città, quindi sono molti fattori che concorrono a degradare lo stato igienico di una popolazione che poi sfocia in episodi eclatanti, ma perché aspettare? Ecco, come avete sentito, è assolutamente urgente e prioritario ripulire la città prima che si superi il livello di tolleranza e, per usare un vecchio detto, prevenire è sempre meglio di curare. Se non avete altre domande, da Napoli vi restituisco la linea. Grazie a Matteo.